meccanismo. Punto, no, il punto è agire a monte sull'editore e sulla, poi verranno individuati i criteri con i quali individuare il conflitto di interesse dell'editore, che può essere, ripeto, di natura economica, può essere di natura politica. Quindi a quel punto non può fare l'editore. A quel punto non può fare l'editore, oppure lo può fare avendo, diciamo, una quota di minoranza. Questo lo valuteremo. Però non mi chieda come si fa a sapere se una notizia è inventata o meno, perché le notizie, quando sono inventate e basta. E nel corso di questi anni purtroppo ne abbiamo viste tantissime. Guardi, oggi noi pubblichiamo sul blog delle Stelle il fatto che sono stati condannati sia Iacoboni della Stampa sia Calabresi, perché al tempo era direttore della Stampa, oggi direttore della Repubblica, per un articolo scritto, quindi per diffamazione, per un articolo scritto nei confronti di Silvia Virgulti, che lavora nella comunicazione del Movimento 5 Stelle. È un articolo in cui venivano inventati fatti contro una persona lavora per una forza politica, con l'evidente scopo di attaccare quella forza politica. Però sa che ci sono già gli strumenti, no? C'è la querela, insomma ci sono gli strumenti per via giudiziaria attraverso i quali normalmente... Non ci sono dubbi. Un cittadino, sia che sia giornalista o faccia un altro mestiere, può rivolgersi. Ho capito, è evidente. Silvia Virgulti in questo caso ha dovuto affrontare 3 anni di una causa con i costi che ne sono seguiti per difendersi. Ma ciò non toglie che quel giorno quell'articolo falso di fatto ha leso il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta. Poi, se il giornalista vuole sparare a zero nei confronti del politico di turno, nei confronti del governo, sparare a zero nel senso criticare in maniera aspra, io lo dico sempre, la critica è il vero sale della democrazia e anzi, le devo dire che leggo più volentieri gli articoli che mi criticano perché mi danno uno stimolo sulle cose che posso migliorare, lì non ci sono dubbi, ma tra questo e l'invenzione evidentemente finalizzata ad orientare il consenso o l'informazione dei cittadini, è evidente che c'è un abisso. E a volte, le devo dire la verità, mi stupisco del fatto che tanti giornalisti in Italia non cerchino di isolare chi inventa dei fatti. Io cito sempre questa: nel corso di questi 2 anni in cui gli attacchi su Virginia Raggi sono stati vergognosi e oltre ogni limite di dignità, per esempio una volta, per dire una cosa che ha riguardato me, un giornale scrisse che io stavo trattando con la Procura di Roma il patteggiamento di Virginia Raggi, cosa completamente falsa, cioè lì c'è uno che si alza la mattina, dice che scrivo, che Bonafede tratta con la Procura, e scrive, cioè questa cosa non è ammissibile, non è accettabile, e mi auguro che ci sia, perché generalizzare io non attacco è la sempre bravo, giusto. Generalizzare io non è sempre sbagliato, la categoria, perché sennò facciamo... però la categoria è colpevole nella misura in cui non isola e non denuncia notizie inventate, perché quando Luigi Di Maio, 2 anni fa, scrisse una lista di articoli che erano completamente falsi e li portò all'ordine dei giornalisti, cioè la sede deputata ad intervenire, Luigi Di Maio venne accusato di fare le liste di proscrizione. Senta, torniamo un attimo alla...